I lavoratori delle sale da gioco legale sono scesi in piazza in tutta Italia per chiedere la ripartenza di un settore messo in ginocchio dalla pandemia, che genera ogni anno 11 miliardi di euro di introiti per le casse pubbliche. A Milano si è tenuto un presidio nelle vicinanze della prefettura. Il settore del gioco legale a livello nazionale è un settore che conta circa 150.000 addetti. Al momento non ci sono prospettive rispetto alle riaperture. Chiaramente noi chiediamo che vengano applicati i protocolli e le linee guida per riaprire in sicurezza, ma anche per garantire ai lavoratori un reddito, ovviamente in questo periodo di estrema difficoltà. Oltre ovviamente ai lavoratori diretti, teniamo sempre in considerazione i lavoratori dell'indotto, quindi tutto il reparto della sicurezza che lavora per il settore del gioco legale, nonché anche il settore delle pulizie. Una delegazione sindacale è stata ricevuta in prefettura. Siamo stati ricevuti in prefettura, ci hanno chiesto ovviamente le motivazioni legate al presidio, quali erano le proposte anche da avanzare. Siamo ottimisti rispetto al fatto che comunque, essendo una mobilitazione a livello nazionale vedrà interessati tutti i territori, le proposte sono chiare e sono completamente condivise e unitarie, ci ha detto che porterà le nostre istanze a Roma e ovviamente porrà l'attenzione rispetto a un settore che ad oggi ancora non vede prospettive. Secondo i sindacati, il blocco del gioco legale, ormai fermo da 300 giorni, oltre a colpire l'occupazione, favorisce il boom di quello illegale.